senatori, un saluto all'autorità, a tutti voi. Argomento complesso quello di oggi. Avevo preparato tutta una serie di appunti, ma credo che non farò in tempo a scorrerli tutti. E tra l'altro la lettura dei cinque punti, dei cinque focus della FAO, letti poco fa, mi ha fatto venire voglia di buttar via tutto e raccontare un pochettino. A sentire quei cinque obiettivi letti appunto dalla vostra collega, chi è che non sarebbe d'accordo? È tutto condivisibile. Peccato che in questi documenti si descrivano gli obiettivi ma non si dice mai come attuarli. E dal momento che l'Accademia dei Gergofili invece è sempre molto aderente ai fatti, a ciò che si fa, ecco allora che l'impegno deve essere mirato ad obiettivi specifici e abbiamo bisogno del vostro aiuto. Io credo, sono contento di essere qui, non solo per ribadire, anche con riferimento al 25 novembre, alla data di oggi, per ribadire che se accadono certi problemi è dimostrazione di un difetto di cultura. Ci manca cultura. Quindi ogni occasione è buona per divulgare cultura, per mi verrebbe da dire seminare conoscenza, che è il compito che fa l'Accademia dei Gergofili da 270 anni, seminare conoscenza nel campo delle scienze agrarie, delle pratiche agrarie, delle tecniche agrarie, delle innovazioni agrarie. Dicevo, l'aderenza ai punti fermi, ai fatti, abbiamo bisogno di voi perché comunichiate le informazioni corrette. Ma un tema come quello della sostenibilità si presta a confusione, a divagazioni, si presta tantissimo. Cos'è la sostenibilità? Io, negli appunti che mi ero segnato, volevo partire da questo aspetto. Cos'è la sostenibilità? Oggi direi che più di un fatto, più che un dato, più che di una necessità è un concetto, ma è un concetto talmente ampio che è difficile per esempio misurarla. Posso misurare il diametro della Terra, la distanza tra noi e le stelle, o misuriamo la sostenibilità? No, non c'è modo. Abbiamo dei criteri con cui in qualche modo valutare la sostenibilità, ma non è misurabile, non è lungo un metro, mezzo metro, non è misurabile. Ecco allora che io devo ricorrere a tutta una serie di azioni per far capire questo concetto estremamente complesso come si declina, e oggi provo a darvi qualche spunto per raccontarvi come si declina o quali sono i problemi nel settore agrario. Intanto cominciamo a dire che la parola, ormai come uso comune, sono diversi anni che lo usiamo, è usata per trasmettere un messaggio positivo. Ossia, il solo fatto di definire sostenibile un processo, un'attività, un prodotto, è di per sé un messaggio positivo. Senza dire nulla. Allora ho un'attività bancaria sostenibile, ho un prodotto che è ottenuto in modo sostenibile, ho un'azione fatta in modo sostenibile, insieme alla parola sostenibile si trasmette un messaggio di per sé positivo. Uno non ha capito niente, non sa nulla nello specifico, però la parola sostenibile, questa significa che c'è un passettino avanti, l'abbiamo fatto. Sostenibile è entrato nel cervello, nella testa di ognuno di noi. Il problema è che, visto che il messaggio è positivo,
lo abbiamo subito inflazionato. Ne abusiamo e lo usiamo anche a volte per dare una sorta di cera, nebbia, un qualche cosa che non fa capire, però dico che è sostenibile. E capite bene che la cosa può diventare pericolosa. L'opinione pubblica può essere aggirata con questo sistema. Ecco il ruolo che spetta a voi, quello di comunicare le cose per come sono, dati, fatti, non interpretazioni, dati, fatti, e la scienza che, ahimè, mi spiace per chi pensa il contrario, ma la scienza non è democratica. La scienza si basa su dati, non sulle opinioni. Ecco allora che da un lato noi siamo facilitati, perché so perfettamente dire questo non lo so, non lo conosco, mancano dati, e invece se manifestassi una opinione sarei tentato di uscire fuori dal seminato. La scienza è molto facile, lo studioso, lo scienziato si occupa di dati. Il problema è che lo studioso e lo scienziato spesso non sa divulgare all'opinione pubblica, magari divulga a suoi, come dire, colleghi, a degli interessati, a dei tecnici, usa un linguaggio tecnico, scientifico, non è abituato a parlare all'opinione pubblica, ha bisogno di una mediazione. Ecco allora che tra scienza e opinione pubblica c'è il ruolo della stampa, ma anche voi a volte commettete degli errori. La, chi è che mi ha preceduto, la vicepresidente, ha detto, si è approfondito e ha trovato i 5 punti della FAO. Bastava una telefonata all'Accademia dei Gergofili e sarebbe stata molto più facile. Nel senso che non c'era bisogno di andare a cercare tra i vari siti la FAO. La FAO è uno degli organismi internazionali che si occupa di cibo, non solo di sostenibilità. Questo per dire, è sufficiente, è un'accademia che, ripeto, è lì da 270 anni, è disponibile per statuto. Tutti gli accademici oggi sono 1104, ho incontrato ieri Marchini ad un convegno che abbiamo tenuto in Accademia proprio con i giornalisti, e quindi mi ero preparato a dire il numero preciso, a ieri 1104 accademici, si diventa tali per cooptazione, non si fa domanda, non si paga una quota d'associazione, sono tutti colleghi che riconoscono che hai fatto qualcosa di utile per il settore e ti nominano, e si è nominati dal corpo accademico. Non si paga nessuna, come dire, quota di associazione e non si riceve un centesimo. Io sono dalla mattina alla sera in accademia come presidente, un onore enorme, non potevo pensare a una cosa del genere quando ho iniziato la mia carriera, ma non percepisco neanche un centesimo. Questo tanto per dire che non, l'Accademia non è interessata personalmente a certi indirizzi o a certe finalità, quindi non ha. Cosa c'è di meglio per potervi? Io dico, e magari c'è verso di avere una mano da voi, che un'accademia come quella dei Gergofili dovrebbe essere l'interlocutore culturale del Parlamento, non di un partito. Io tutti i documenti che produciamo a ritmo continuo li mando alla Commissione Agricoltura di Camera e Senato. Neanche mai grazie, Li mandiamo, ne tengono conto, non tengono conto, ma un'istituzione come l'Accademia dei Gergofili, che era qui ben prima che nascesse la Repubblica, perché è nata col Granducato di Toscana, altra cosa che dovrebbe rendere fiera Firenze,
un fatto culturale, bene, dovrebbe essere un interlocutore da dire ho un problema continuo, costante, un punto di riferimento su temi che riguardano l'agricoltura. E lo dico a tutti voi, capitate, abbiamo mail, abbiamo un sito dove mettiamo, ed è un portale ormai per le cose che ci sono, è tutto accessibile a tutti e tutto scaricabile gratuitamente. Questo è quello che fa libri, documenti, collane, registrazioni degli eventi, tutto gratuitamente, e questo va a beneficio, io credo, in primo luogo a chi ha il dovere di comunicare in modo corretto su qualunque tema che riguarda questo settore. Torniamo all'agricoltura perché altrimenti il tempo scorre. L'origine della parola è molto chiara, è tanto chiara che gli si può dare una data ben precisa, 1987, ONU. Lì viene in qualche modo recepito quello che è passato alla storia come rapporto Brundtland, questa commissione che scrive un rapporto lunghissimo il cui titolo è Our Common Future, il futuro di tutti noi, tutti noi, e viene sottoscritto, accettato da 193 paesi. Il punto chiave è che questo documento in qualche modo dice non ci potrà essere futuro, ripeto, per tutti noi se non si accetta il concetto di uno sviluppo sostenibile. Quindi in origine non si parla di sostenibilità, ma si parla di sviluppo sostenibile. E cosa si intende per sviluppo sostenibile? Questo me lo sono riportato. È sostenibile quello sviluppo che è capace di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità che le future generazioni possano soddisfare i propri. Ecco allora una cosa molto chiara, è una sorta di patto tra generazioni. Il mio comportamento oggi non deve nuocere, non deve privare la futura generazione di niente. Ecco lo sviluppo sostenibile cos'è. Solo che nelle due righe che vi ho letto c'è un termine che ha generato discussioni infinite. Noi sentendo non facciamo caso alle parole, ma voi no, non dovreste farci, voi dovreste in qualche modo puntare il dito. Lo rileggo. È sostenibile quello sviluppo che è capace di soddisfare i bisogni. E voi pensate che 8 miliardi di persone, tante sono, qualcuno in più, oggi abbiano tutti gli stessi bisogni? Quali sono i bisogni delle varie popolazioni, delle varie culture, delle varie condizioni sociali, culturali, economiche? Bene, era il 1987, hanno impiegato 28 anni discutendo di queste cose. 28 anni. Capite dietro una parola la complessità che c'è? E dopo 28 anni siamo arrivati al 2015, quando 196 paesi questa volta hanno sottoscritto l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, fissando 17 grandi obiettivi e 169, io li chiamo traguardi intermedi piuttosto che sotto obiettivi, una documentazione spaventosamente ampia che deve riguardare tutti. Sono passati 8 anni da allora, siamo a metà strada, e questo è un messaggio
e vi trasmetto. Abbiamo alle nostre spalle 8 anni da che è stato sottoscritto quell'impegno, tracciando un percorso, ne abbiamo davanti a noi altri 8 per arrivare al 2030. Siamo a metà strada. Vogliamo fare un momentino il punto? Vogliamo parlare? Vogliamo confrontarci? Io credo che sarebbe il caso, e mi piacerebbe poterlo fare con voi, ma non in 20 minuti. Ho letto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, ma ultimissimi mesi, tutta una serie di rapporti ufficiali, sono tutti scaricabili in rete, me li ero appuntati, varie istituzioni nazionali e sovranazionali, la FAO su una prospettiva dell'agricoltura mondiale, il rapporto dell'ASVIS, la nostra agenzia per lo sviluppo sostenibile, il rapporto dell'Istat, il rapporto sull'agroalimentare di Lismea che è uscito poche settimane fa, il rapporto del CITE, il rapporto ancora internazionale, 3 rapporti FAO sull'impatto dei disastri sull'agricoltura e la sicurezza alimentare, sugli alimenti e ancora sulla sicurezza alimentare e la nutrizione. Tutti insieme questi rapporti, tanto per, sono 2009 pagine. Io avrei pagato per averne dei riassunti intelligenti, ma è possibile che nessuno di queste organizzazioni riduca a pochi elementi essenziali il messaggio? Non si possono scrivere rapporti di 316 pagine, di 168, 172, 204, 224. Qualcuno che ne dia una sorta di bignami. Io quando ero studente c'erano questi bignami fatti bene, per carità, ma per dare l'informazione in pillole. Quanto sarebbe utile? Non sto qui a riassumere, ma ho individuato alcuni aspetti e ve li trasferisco. Sarei voluto entrare più in dettaglio, vedete, mi ero fatto, ma non... Cominciamo dal primo, la popolazione mondiale. Uno degli obiettivi principali dello sviluppo sostenibile è quello di garantire cibo sano, nutriente, accessibile per tutti. E siamo 8 miliardi, poco più di 8 miliardi. Già questo ci dovrebbe far riflettere. Abbiamo tutti la stessa percezione di quella che è la pressione demografica? E ve lo dimostro con pochi numeri, ho fatto i conti su me stesso, io ho 76 anni, quando sono nato io, nel 1947, la popolazione mondiale era 2 miliardi e mezzo. Oggi ho 76 anni, la popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi. A casa mia questo significa che la popolazione mondiale è aumentata di 3 volte. In Italia, quando sono nato, ero uno dei 49 milioni di abitanti italiani. Sono passati gli stessi 76 anni e noi in Italia siamo 59 milioni. Siamo aumentati non di 3 volte, ma di solo 20%. Voi credete che avremmo lo stesso comportamento e staremmo a parlare oggi come stanno facendo oggi se fossimo 160 milioni in Italia?
avremmo tutti la stessa certezza di trovare al supermercato tutto quello di cui abbiamo bisogno? Siamo sicuri che le aree urbane magari non sarebbero aumentate a un livello tale da mettere in pericolo la stessa produzione del tartufo qui a San Miniato? Non sono soltanto le aree urbane, sono le infrastrutture che si portano dietro. Moltiplichiamo per 3 la popolazione di oggi, guardiamo le tendenze e ci rendiamo conto che noi siamo da un lato un paese vecchio che sta invecchiando, ma dall'altro un paese fortunato, perché noi dell'attuale generazione beneficiamo di tutto il meglio che si può sperare. Abbiamo cibo, viviamo in una zona climaticamente favorita, a parte i disastri che capitano qui e lì, ma di cui, fino a che capitano lontano da noi, sembra che non ci tocchino. Purtroppo, poverini, siamo molto solidari, quando succede qualche cosa corriamo e poi ce ne dimentichiamo. Chi riflette sul fatto che quei disastri sono già preannunciati per il nostro comportamento? E siamo pochi. E se fossimo stati 160 milioni? Quindi vi rendete conto che i problemi noi li percepiamo forse in una maniera diversa. Ecco il vostro compito. Fanno presente. La preoccupazione della FAO, in uno dei due punti, tra le righe, ci dice anche che in questi termini il continente che attualmente sta dando più preoccupazione è l'Africa. L'Africa oggi ha 1,5 miliardi di abitanti. Nel 2050 saranno 2,5 miliardi. Quindi vedete bene che questo incremento di popolazione costringerà molti stati africani da cambiare, da in qualche modo da gestire una pressione demografica lontanissima, e poi ci meravigliamo del fenomeno dei migranti? Cerchiamo di leggere tra questi dati cosa significa la popolazione e degli effetti che avrà direttamente o indirettamente sulla vita di tutti noi. Quali sono le risposte al cibo? La FAO ci dice che da qui, la faccio breve, al 2050 dobbiamo produrre almeno il 50% di cibo in più e almeno il 70% di proteine in più rispetto a oggi, perché insieme all'aumento della popolazione ci sarà anche in qualche modo il miglioramento dello stile di vita, e è giusto che tutti aspirino a mangiare in un certo modo. E come facciamo a produrre il 50% di cibo in più? Come facciamo a produrre il 70% di proteine in più? Sono problemi giganteschi. Abbiamo letto tutti sui giornali qualche settimana fa della inaugurazione qui in Italia, vicino Brescia se non sbaglio, della più grande serra verticale d'Europa per produrre prodotti di quarta gamma. Vengono in qualche modo gestiti in un modo altamente automatizzato 85 milioni di piantine. Pochi giorni dopo, altra notizia, a Wuhan, laddove è scoppiato in qualche modo la pandemia che ha toccato tutti noi, tutto il mondo, proprio a Wuhan è stato inaugurato un grattacielo di 26 piani che contiene un allevamento intensivo di maiali a ciclo chiuso. Verranno allevati e in qualche modo macellati e lavorati 1 milione di maiali l'anno. Hanno annunciato
due o tre giorni fa che a breve verrà costruito un grattacielo analogo accanto, perché vogliono arrivare entro il 2024, eccolo, a fare 2 milioni di suini all'anno. È questo il futuro che ci aspetta? Vegetali e animali in ambienti confinati? Quali sono i rischi associati? Parliamone in modo serio, con dati alla mano, non con l'opinione, ah no, io sì, io no, intensivo, non intensivo. Questi sono problemi. Popolazione che aumenta, devo produrre più cibo, come faccio? Il suolo, altra risorsa limitata, in qualche modo è insostituibile. Verrebbe voglia, prosciughiamo gli oceani e troviamo più suolo nel giro di un po' di tempo. Suolo non ne abbiamo, è quello. E la cosa paradossale è che il suolo per le attività agricole sta diminuendo. Il rapporto del SN, del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, ci dice che in Italia in questi 8 anni, dal 2015 avevamo tra i tanti obiettivi, c'è lo stop al consumo di suolo. Consumo di suolo significa copertura impermeabilizzante irreversibile. Se io metto questo tendone, la copro per un periodo, il suolo non lo tocco. Ma se io rendessi questa stessa superficie del tendone irreversibile, quindi impermeabilizzata, consumo suolo. Bene, il consumo di suolo in Italia non si è fermato, anzi è crescente. E in 10 anni, rispetto alla misura precedente, l'anno precedente, siamo passati da 1,24 a 1,30 metri quadrati al secondo. In Italia ogni secondo che passa si consuma 1,30 metri quadrati. Li abbiamo perduti. Vogliamo un momentino riflettere anche su questo? Professore, scusi, devo invitarla al rispetto del tempo. Lei ha ragione, c'erano tantissime cose. Gli ultimi 5 minuti ce la fanno. Anche su questa meno, irreversibile, anche meno. Su questa parola, anche il tempo. Popolazione, suolo. Mi stava a cuore un altro elemento, le emissioni. Non c'è giorno che io non legga sui giornali o su qualche sito numeri sulle emissioni. Ormai sappiamo tutti cosa sono le emissioni di gas climalteranti, la CO2 per prima, ma anche altri. Bene, spesso trovo scritto un riferimento che l'agricoltura è responsabile del 24% delle emissioni. Molti di voi potrebbero dire sì, il dato è vero. Il dato, se andate nel sito della FAO, è vero, ma è globale. Vogliamo per cortesia dire che quel dato è la media di settori completamente diversi o di paesi diversi? Vogliamo dire per esempio che l'agricoltura in Europa è responsabile del 7,2-7,3 delle emissioni, non del 24? Vogliamo dire che in Europa siamo i più virtuosi e emettiamo 6,5%? Allora potremmo dare una misura di riferimento. Vogliamo dire al cittadino italiano che il suo simile africano emette il 35% in meno? È più bravo di noi l'africano. Poi magari bisogna vedere se i bisogni sono gli stessi.
per tornare alla dichiarazione, ma che il canadese ne emette 3 volte di più. Vogliamo in qualche modo far presente, perché altrimenti la conseguenza è che in questo paese si criminalizzi un'attività come quella agricola, che invece dà luogo a tante risorse, a cominciare da quella che ci vede qui per la 52esima mostra dell'artigianato. Chiudo con una mostra del tartufo. Perché ho detto artigianato? Perché un'altra cosa la diamo per scontata. Vogliamo in qualche modo dire che il tartufo, al di là di che cos'è, cosa ne sapete, che è un fungo ipogeo edule, pregiatissimo, non riusciamo a coltivare, riusciamo a fare tantissime cose. Sapete la sonda che sta mandando immagini di Saturno? Riusciamo a fare cose inedite. Non riusciamo ancora a coltivare il tartufo bianco. Quindi il tartufo bianco è una risorsa, come dire, un dono della natura, un qualcosa che si sviluppa in modo quasi spontaneo. Non è scontato che rimanga per sempre. Dobbiamo tutelare l'ambiente nel quale lui si forma. Ecco lì che l'associazione da un semplice fungo sottoterra e una pianta dà luogo a una prelibatezza. Ma se io distruggo l'ambiente o in qualche modo lo altero o altero il clima, ci sta che il fungo si sposti in un altro terreno. Vi auguro una buona giornata. Grazie professore, grazie anche di averci riportato sulla misurabilità delle cose. Il professore ha cominciato il suo intervento dicendo che la sostenibilità non si misura, non abbiamo il metro, e ha concluso dicendo che invece intanto, per quanto riguarda almeno le emissioni, sono e come se sono misurabili, e quindi bisogna cominciare a vedere questi disequilibri tra chi emette di più e chi emette un po' meno, dov'è il punto buono, no? Quindi ha chiuso, ci ha riportato all'inizio. È un bel tema quella della sostenibilità, non si misura ma. Allora, grazie anche di aver, come dire, cercato di rispettare il tempo, e lo stesso invito che faccio